Il girone B di Eccellenza scenderà interamente in campo nel pomeriggio di domani, in virtù della decisione della Lega di anticipare le gare rispetto alla domenica, giorno di elezioni in tutta Italia. Le messinesi saranno attese da impegni fondamentali per il loro cammino nel finale di stagione, quando mancano ormai 6 gare, compresa quella di domani. La capolista città di Messina, infatti, ospiterà al Garden Sport il Città di Scordia, terzo quota 51 e formazione meno battuta del torneo, sconfitta una sola volta in stagione. La squadra di Furnari sa di dover conquistare una vittoria quasi decisiva per sigillare la prima posizione alla vigilia dello scontro diretto con il Biancavilla, quest'ultimo impegnato domani nella Tana del Paternò. Si sfidano tutte le formazioni della parte alta della classifica e non è da meno il Camaro, attualmente quinto ma a meno 2 dal terzo posto, impegnato sul campo del Giarre. La squadra di Ferrara, in caso di successo, spedirebbe gli avversari a 8 punti dai playoff, avvicinandosi ulteriormente agli spareggi promozione. Trasferta sulla carta agevole per il Pistunina, che sfiderà lo Sporting Adrano, sceso in campo domenica scorsa con tanti juniores e con una grave crisi societaria alle spalle. Servono i 3 punti alla formazione di Raciti per allontanarsi dalla zona play-out e prepararsi a dare tutto per la salvezza diretta nelle ultime 5 giornate.